ragazzi, questo è il parcheggio che in occasione della festa Mele Mel è stato predisposto per la sosta gratuita dei camper. Si trova a 2 km dal centro di Mel, ma è disponibile il servizio navetta al costo di 2 euro a persona andata e ritorno. Mele e Mel, piccolo paese, gran bordel. La giornata è splendida, è l'8 ottobre e si sta benissimo. Ragazzi, un profumo, questo pane alla zucca, meraviglioso! La signora sa tutto, ma è dolce, quindi dolce. E sono il bussolà, sono il bussolà, ecco. Un pozzo del 1300. Cerentin Caregheta, buongiorno, sto facendo una ripresa video, posso? La mettiamo su YouTube dopo. Adesso alle 20 anni che ho ripreso.
e quindi avevo interrotto e adesso non sono in pensione. Sì, sì, sì. E non si cade niente, insomma. No, no, si resta sempre dopo. Siamo a Mel, Mele a Mel, e quindi a proposito di mele ci sono qui all'interno tutti gli espositori a base, che hanno prodotti agricoli a base di mela. Le mie che ho portato, oggi ne ho portate alcune, questi sono i Pon della Madonna che iniziano a maturare da metà agosto e questi qua è l'Areneta del Canada. Poi di sotto nel cestino le mele gialle sono una vecchia varietà di mela champagne. Ne ho altri giochi perché sai che le coltivazioni di mele ne ho di diverse varietà e produco confetture a base di mela, a base di pera e i miei amati piccoli frutti. Qui una stranezza che sono gli actinidi arguta, che sono i kiwi nani senza pelo. Kiwi nani senza pelo. Si mangiano come le ciliegie, così, una dietro l'altra. Così così. Bellissimo l'ambientazione qui. Ci sono tutti i cortili particolari, uno diverso dall'altro, i proprietari degli antichi palazzi solo in occasione di Mele a Mel aprono i loro portoni, quindi è veramente una grande opportunità quella di poter visitare anche la vecchia architettura di Mel. Tra l'altro è uno dei borghi più belli d'Italia. Belli d'Italia. Grazie Cinzia, complimenti. Grazie e buon lavoro. A voi. Quando è a piombo questa qua è perfetta. Ma di che anno è? Stessi anni, anni 30 come il mezzo. E questo funziona? Questo funziona. Aspetta che voglio riprenderlo perché è una meraviglia.
Volante in legno. Volante in legno. Originale, uscito dalla Citroën così, come camioncino, che è molto raro. È raro. Negli anni 50, invece, appena dopo la guerra, con la penuria che c'era di mezzi, tantissime berline, tantissime macchine venivano tagliate e trasformate in camioncino. Invece questo era nato così. È nato come camioncino dalla Citroën. Un mezzo da lavoro.